Buonasera gruppo, adesso siamo solamente in 87 persone, tanto dopo potete anche riguardare la diretta. Allora, come vi ho detto, il prodotto 6, 3, 9. Allora, innanzitutto mi sembra doveroso spiegarvi, innanzitutto buonasera Ezio. Buonasera a te, e a voi. Allora, innanzitutto ti spiego dove sei Ezio, sei su un gruppo di Facebook che è chiuso, quindi tutto quello che tu dici questa sera è chiuso, non è su Zero Alibi, e dove ci sono persone che attraverso la mia conoscenza hanno un loro percorso di crescita. Certo. E in un minuto mi sembra doveroso, prima magari di chiamare delle persone anche presenti e poi magari di leggere anche delle risposte in diretta, spiegare che cos'è questo 3, questo 6, questo 9. Allora, in sostanza, dico che ancora 2 anni fa il mio obiettivo era quello di avvicinarmi al mondo degli integratori in un contesto molto positivo. Ho provato delle case qui in Italia, nel Veneto, piuttosto che in Emilia, dove gli integratori che avevo fatto non mi avevano un granché soddisfatto. Poi, considerato un'amicizia che ho da più di 10 anni con, in questo caso, Ezio Abbiati, che è il presidente della Fito Italia, un giorno ci siamo trovati con Ezio e ho detto: Ezio, io avrei questa intenzione, che cosa hai da offrirmi? Allora, secondo la conoscenza, secondo anche Nikola Tesla, quando il 3, il 6 e il 9, quindi quando fegato, intestino, cuore, energia si uniscono tra di loro, l'universo nella creazione. Da questa metafora, il signor Abbiati giustamente ha detto: guarda, io ci penso, vedo se il progetto mi può interessare oppure no. Dopo, al di là di qualche settimana, ci siamo ritrovati, il che Ezio è rimasto, mi ha detto sì, ok, e ha provato a farmi, secondo la sua conoscenza, secondo il suo sapere, questi prodotti qui, quindi il 3, fegato, che adesso magari lui un attimino vi spiegherà un secondo, il 6, intestino, e il 9, logicamente, che lavora sulla circolazione del sangue, lattato, che vi spiega meglio. Ho fatto testare questi prodotti da dei kinesiologi e sono validi, buoni. Il migliore di tutti, da quello che ho fatto testare per me, è il 6, che è probiotici. Ok? E di conseguenza poi ho detto: va bene, proviamo, facciamo, brighiamo. E finché ho deciso di, attraverso il mio shop, di mettere a disposizione una somma economica importante per cercare di fare un investimento e credere su Ezio Abbiati, sulla Fito Italia. Quindi creare una collaborazione tra Alberto Ferrarini e la Fito Italia, rappresentata da Ezio Abbiati. Allora, vedrò un attimo di, senza tediare né annoiare nessuno, spiegare un attimo questi tre prodotti, che è la cosa più importante. Allora, bene o male l'esperienza mia sulle formulazioni e sull'utilizzo di piante medicinali, ormai sono vecchio, è più di 30 anni che ci lavoro. Quindi, bene o male, ne ho viste tante e nel mercato esistono tanta confusione. E soprattutto tanti integratori che funzionano, io direi un po' pochino, e uso un eufemismo. Quindi l'interesse nostro era quello di, come progetto, di creare tre integratori unici, non copiabili, e che avessero dei requisiti completamente diversi rispetto a quello che esiste sul mercato. Ricordo che ognuno di questi integratori contiene degli ingredienti che hanno sopportato degli trial clinici. Dovete sapere che io lavoro con 7 università e 8 ospedali facendo dei trial clinici in vivo, quindi su pazienti, passando i comitati etici, il discorso è piuttosto complesso, per cui diciamo ho un'esperienza clinica che altri non hanno. Detto questo, siamo partiti con la prima idea di creare un prodotto per il fegato. Allora, la maggior parte dicono è un prodotto per detossificare il fegato. Sbagliato. Il fegato ha il compito di detossificare il fisico. Punto. È il suo lavoro. È una delle 500 funzioni del fegato.
Quindi un prodotto non è che deve detossificare il fegato, deve far sì che il fegato faccia bene il suo lavoro. Se il fegato fa bene il suo lavoro, vuol dire che riesce a prendere le tossine, i radicali liberi, le porcherie, e riesce a eliminarli, perché questo è il suo compito. Il buon Dio ce l'ha dato, ci ha dato un organo che si rigenera, che è in grado quindi di sviluppare, di essere l'industria chimica del nostro corpo. Tenete presente che il fegato, quando è intossicato e che non riesce a lavorare bene, non fa bene i suoi 500 lavori. E tra questi vorrei ricordare a lor signore che le produzioni degli ormoni femminili nascono dal fegato. Quindi se il fegato non lavora, se il fegato non ha e non produce colesterolo, voi non avrete gli ormoni necessari neanche per fare dei figli o per restare donne. Quindi la necessità di gestire un fegato, per esempio la trasformazione degli ormoni tiroidei, avviene nel fegato. La tiroide produce un ormone che viene poi trasferito e trasformato grazie al fegato. Le vitamine del gruppo B che vi danno energia, l'energia stessa del corpo, viene prodotta nel fegato e nei mitocondri. Allora, che sono delle zone dove le nostre centrali energetiche, di cui parleremo dopo spiegando il lattato, che sono in grado di produrre l'energia e che ci fanno alzare al mattino, per intenderci. Quindi non sto qui ad elencarvi adesso tutte le 500 funzioni del fegato, ma quello che a noi interessa è che noi dobbiamo mettere in condizioni il fegato di lavorare e di farli tutti e 500. Il che vuol dire anche non solo eliminare le porcherie, ma controllare anche la glicemia nel corpo. Per esempio, pochi sanno che i livelli di ferro nel sangue sono controllati da un ormone prodotto dal fegato, l'epicidina. Allora, quindi detto questo, tantissime problematiche sono riconducibili alla salute del fegato. Ora, sarebbe riduttivo dare un prodotto che detossifica il fegato. Noi dobbiamo dare un prodotto che sia in grado di far sì che il fegato sia in grado di detossificare il corpo, di prendere le porcherie e di eliminarle, di riuscire a fare quelli che sono solubilizzare le sostanze tossiche ed eliminarle tramite i sali biliari e per via fecale. Allora, per far questo in genere, spesso il fegato, vuoi con l'alimentazione, vuoi con lo stress è un grosso problema del fegato, infatti si dice mi sono fatto un fegato grosso così, c'è anche un modo di dire, perché il fegato reagisce ovviamente allo stress convertendo proteine e grassi in zuccheri, tanto è vero che lo stress spesso fa alzare la glicemia. Allora, quindi immaginate quanti sono i lavori. Qual è il problema del fegato? Quando si infiamma, a furia di lavorare male, a furia di lavorare troppo, per stress, per alimentazione, per farmaci, per tante cose, il fegato si infiamma. E quando si infiamma, avviene quella che viene chiamata infiammazione di basso grado, che fa sì che il fegato non faccia bene il suo lavoro. Il nostro compito era quindi di creare un prodotto, il numero 3, che contenesse degli ingredienti che fossero in grado di sfiammare il fegato. Questo è il punto chiave. Sfiammare un organo è la cosa più importante, perché al momento che lo sfiammo, questo organo lavora e fa il suo lavoro. Quindi sfiammiamo, riusciamo a sfiammarlo con, in questo caso con una pianta medicinale che è il desmodio, che è l'unica che è in grado di fare questo tipo di lavoro, cioè di abbassare le transaminasi e di riuscire a digestire l'infiammazione epatica. In più, dentro gli mettiamo una pianta medicinale che conosciamo molto bene, perché in genere viene usata anche nell'alimentazione, soprattutto quando si mangiano delle sostanze grasse, ed è una pianta medicinale, il ravanello nero, che è in grado di, è molto ricca in zolfo, che è in grado di eliminare, di facilitare l'eliminazione per via biliare, per via dei sali biliari, per via fecale, quindi per via intestinale, delle sostanze tossiche, e quindi facilitare l'eliminazione di queste sostanze. Inoltre, all'interno di questo composto ci sono dei gruppi vitaminici, tipicamente le vitamine del gruppo B, che attivano quello che è un meccanismo che si chiama meccanismo di metilazione, che governa più o meno 500 funzioni diverse.
tra cui anche quella che vi permette di dormire di notte e di produrre melatonina, per intenderci. Allora, quindi il complesso è in grado di ripristinare correttamente la funzione epatica e quindi vuol dire permettere al fegato di fare correttamente le sue 500 funzioni e nello stesso tempo stimolare l'eliminazione di quelle sostanze tossiche o di facilitarne, come si chiama, l'eliminazione, dando anche al fegato l'energia per farlo. E per poterlo fare dobbiamo dargli le vitamine del gruppo B, in questo caso, che ci permettono di attivare la metilazione. Ora, perché darlo e quando darlo? Bah, signori, io direi in tutti i soggetti, a partire dai soggetti che fanno le diete, perché spesso e volentieri si fanno delle diete e poi dopodiché il fisico, che dovrebbe eliminare tutte le porcherie che abbiamo mangiato magari in un anno, abbiamo un fegato che è infiammato e non riesce a farlo. E quindi si sta male, spesso e volentieri si soffre. Ora, per riuscire a far funzionare il fegato bisogna sfiammarlo ed è questo il compito del numero 3. Questa è la spiegazione del primo prodotto, penso che possa essere a sufficienza senza voler entrare troppo nel tecnico. La cosa interessante è che qual è la differenza rispetto a tutto quello che sta in commercio? Quello che sta in commercio, quando vi dicono stimolano il fegato, l'eliminazione, signori, stimolare un organo infiammato vuol dire peggiorare la situazione. Se io ho un braccio che mi fa male ed è infiammato e io stimolo il movimento, soffro come pochi. Quindi non va mai stimolato un organo che è infiammato. La verità è che quindi dobbiamo essere in grado prima di sfiammarlo e poi magari di stimolarne l'azione o delle azioni specifiche che facilitino l'eliminazione tossinica. Quindi tutti quei vari prodotti che sono a base di cardomariano e poi ci sono quelli che vi dicono che c'è dentro la curcuma che fa bene al fegato, è esattamente il contrario, anzi è tossica per il fegato. Bene, allora vorrei capire un istante, dico, di che cosa stiamo parlando. Ecco che abbiamo voluto creare un prodotto tecnico, ma nello stesso tempo funzionale, affinché funzioni su tutti e senza controindicazioni. Quindi può essere assunto con qualunque farmaco, in abbinamento a qualunque farmaco, perché altro non fa che ripristinare la capacità del fegato di reggere anche il colpo del farmaco. Primo, il prodotto numero 6. Aspetta un secondo, chiedo scusa. Allora, la cosa divertente è che in numerologia il numero 3 vuol dire fegato e tutto quello che lui ha detto sposa totalmente la numerologia, perché matematica sacra, numerologia, fegato, è tutto quanto perfetto. Un'altra cosa, di queste pastiglie qua, ok, quante al giorno bisogna prenderne e in quale periodo? Allora, in genere, comunque sia nei cambi di stagione, sempre, perché il cambio di stagione è sempre un periodo critico. Se voi vedete, adesso che siamo in cambio di stagione, incominciano tutte le problematiche vascolari, le gambe si gonfiano, le problematiche venose. Le problematiche venose dipendono anche dal funzionamento della vena porta che arriva sul fegato, ad esempio. Quindi, ad esempio, ora potrebbe essere il periodo migliore per potersi preparare, anche per chi fa le diete per la prova a costume, utilizzare un prodotto che faciliti la sua funzionalità. Prenderne 3 capsule al giorno, in genere, è il meglio. Poi, dopodiché, uno può arrivare a prenderne, volendo, anche 4 al giorno, 2 e 2, d'accordo? E, naturalmente, dopo una 15ina di giorni, tornare sul cronico e utilizzarne, mettere invece 3 al giorno. Allora, una domanda, uno mi dice se hai calcoli biliari, il diabete, il morbo di Gilbert e via discorrendo, come ho già spiegato. Allora, chi non ha la tiroide deve comunque convertire l'eutirox o la tirosina, la levotirosina, e la conversione avviene nel fegato, quindi è opportuno che il fegato funzioni. Se hai calcoli biliari, ancora meglio, perché è il fegato infiammato che crea la calcolosi biliare, per cui se sfiammate il fegato può anche darsi che smettiate di produrre calcoli. Se si ha il diabete ancora meglio, perché la neoglucogenesi, ovvero sì la trasformazione di proteine e grassi in zuccheri, avviene grazie al fegato. Quando si dà la metformina è un inibitore della trasformazione dei grassi e degli zuccheri a livello epatico. Quindi se si ha il Gilbert, in questo caso qui con l'innalzamento della bilirubina, ancora meglio. Cioè è un prodotto che non va a inficiare
morbi o quant'altro, ma evita che questi morbi si manifestino, perché un'insufficienza del fegato crea proprio quei problemi che lei ha citato. Quante pastiglie al giorno andrebbe preso di questi qua? 3 al giorno. E però io dico sempre all'inizio, usatene 4, perché almeno avete un'azione farmacologica più decisa, salvo poi dopo i primi 15 giorni scendere a 3. Ok, va bene. E poi da questo numero 3 io ho pensato che il punto più importante... Che chiedono, ma lontano in concomitanza dei pasti. Guardi, prima dei pasti in genere va bene, proprio prima del pasto va perfettamente bene. Qua c'è scritto solo desmodio e ravanello nero? No, ci sono anche, e ci sono anche tutti i gruppi vitaminici del gruppo B dentro, all'interno. Quindi B1, okay. B2, B6, B12, ci sono tutte le, come si chiama, le vitamine che devono attivare la metilazione. Quindi, poi, prego. Poi dal numero 3 io ti ho chiesto di fare, perché la cosa divertente è che io ho voluto realizzare la macchina e lui è colui che l'ha realizzata, perché così è stata la storia tra me ed Ezio Abbiati. Allora, poi ho detto, Ezio, dobbiamo fare dei probiotici forti e gli darò come codice il codice 6, che è Venere, che è intestino, quindi stomaco e intestino. Questo prodotto qui. La domanda è, questo prodotto qui vale bene anche per lo stomaco o per l'intestino? Allora, vale per tutti e due. Allora, questo per risponderti direttamente, adesso lo spiego tecnicamente, ma allo stesso tempo rispondo a Licia, che sono presenti allergia. Il desmodio è una pianta antistaminica, quindi togliendo l'infiammazione è anche un inibitore delle forme allergiche. Quindi funziona anche per quello. Okay. E oltretutto vi ricordo che il ravanello nero, nell'ambito della respirazione, contiene zolfo. E lo zolfo scioglie i grassi, non per niente si fanno le inalazioni sulfuree e si fanno anche, come si chiama, il sapone sulfureo a base di zolfo per sciogliere i grassi, perché lo zolfo ha una capacità di emulsionare i grassi e di eliminarli. Okay? Allora, benissimo. Torno al punto che mi hai citato, ovvero sia al 6. Allora, il 6 contiene, è un prodotto molto molto tecnico, contiene... Questo comunque secondo me è magico, questo prodotto. Sì, questo prodotto contiene delle piante che sono protette dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Quindi, e che hanno una marea di lavori clinici, ma veramente tanti. Noi li stiamo utilizzando, questi ingredienti, nel Crohn disease, nella malattia di Crohn, d'accordo? E lo stiamo utilizzando nelle forme infiammatorie intestinali. Allora, in genere le persone usano, quando hanno delle disbiosi intestinali, pensano subito ai probiotici. Io personalmente non è questo l'approccio che voglio. Se una persona ha un problema intestinale, l'intestino è infiammato e l'infiammazione è la base della malattia. Quando c'è il Crohn c'è un'infiammazione, quando c'è una SIBO c'è un'infiammazione, quando c'è una disbiosi c'è un'infiammazione, ovvero sia... E l'infiammazione non è solo intestinale, ma anche gastrica. Quindi noi parliamo di infiammazione dalla bocca fino all'ano. Quindi si arriva fino alla rettocolite ulcerosa. Quindi il nostro interesse era quello di rimettere a posto tutto il sistema. Per rimettere a posto tutto il sistema dovevamo pensare a una pianta medicinale, che è la mastica di Chios, ma anche ha un prodotto sotto brevetto, che per il momento non è ancora sul mercato, ma uscirà presto sul mercato, che è il Super Mastic. Il Super Mastic è un estratto depolimerizzato dalla mastica di Chios. È una resina in grado che ha tre forme, ha tre funzioni. La prima è un antinfiammatorio importantissimo. È un antibatterico importantissimo al punto che riesce a contrastare l'Helicobacter pylori, ma contrasta anche... le formazioni, addirittura il botulino, immaginatevi la capacità antibatterica su batteri patogeni. Non solo, lo stesso prodotto è in grado, oltre all'azione antinfiammatoria scusate, e antibatterica, è anche un antiradicalare, quindi un antiossidante molto forte, tant'è vero che ci sono studi sull'LDL ossidato. Allora questi due ingredienti tecnici, che sono tra l'altro sono sotto brevetto, vi posso assicurare che sono funzionali al massimo addirittura sul reflusso gastroesofageo,
Quindi uno prende il prodotto e incomincia a soffrire meno che meno di reflusso gastrico, al punto tale da poter arrivare nel tempo a togliere anche eventuali inibitori di pompa, che purtroppo hanno una marea di effetti collaterali. Allora, mentre si parla di questo, e quindi possono anche affiancare all'inibitore di pompa, è ovvio. Allora, detto questo, poi dopo rispondo alle domande, per il momento non sono, se rispondo non vi spiego tutto il prodotto. All'interno della, come si chiama, del numero 6, non ci sono solo queste sostanze, ci sono delle sostanze in grado di chelare i metalli pesanti, quindi tutte le porcherie che sono circolanti, perché altrimenti avremo scarsa funzionalità. Infatti proprio quando l'hai fatto, proprio era stata anche proprio la richiesta mia, riesci a fare qualche cosa. Allora abbiamo utilizzato, sì, infatti, e mi sono dimenticato di dire una cosa, che nel numero 3 c'era un altro ingrediente, che è la nona muricata, che è un prodotto che ha un'azione antitumorale, tra l'altro, ma la nona muricata è in grado di contrastare i parassiti, tutti i parassiti che sono a livello intestinale e a livello, e che possono arrivare anche a livello extraintestinale. Ecco perché nella composizione del numero 3 c'è dentro anche la nona muricata. Guardate bene che è una pianta fantastica. Viene utilizzata per, come si chiama, se uno va a vedere gli studi, diciamo che è fortissima per riuscire a togliere eventuali, è molluschicida, è in grado di abbattere i parassiti, le amebe e via discorrendo. Dall'altra parte, mentre invece il nostro numero 6 contiene che cosa? Due chelanti formidabili. Uno è la clorella, che ben si conosce. L'altro è il dicloridrato di carcinina, detto anche carcinina. Che cos'è la carcinina? È un anti-age. Quindi non solo, gli sto spiegando gli ingredienti, quindi oltre alla mastica di chio, ma prima della mastica di chio c'è dentro l'estratto della mastica di chio, il super mastic. Vuol dire si tolgono i polimeri e restano i monomeri, gli 80 attivi, per cui è fortissimo. Ed è sotto, come si chiama, sotto brevetto internazionale. Addirittura il super mastic in questo momento è utilizzato all'ospedale Sacco di Milano per combattere, come si chiama, il Crohn disease, ovvero sia la malattia di Crohn e sostituire la mesalazzina, quindi non è la classica mastica di chia. A questo, in aggiunta, ci sono, come ho appena detto, il dicloridrato di carcinina e la clorella, che sono il dicloridrato di carcinina è una carnosina decarbossilata che è in grado, in pratica, di chelare i metalli pesanti, di riuscire a eliminare non solo metalli pesanti, ma tutti gli AGIS. Gli AGIS sono tutte le sostanze che arrivano dai processi di glicazione, quando si mangiano troppi zuccheri e via discorrendo e si invecchia, ivi compreso anche le macchie scure sulla pelle, per intenderci, che sono problemi della glicazione. In genere si danno perché quando voi fate, per esempio, su un diabetico, si vede l'emoglobina glicata. Ora, un prodotto antiglicante vuol dire che inibisce i processi di legame tra proteine e zuccheri che non dovrebbero avvenire. Punto. Allora, quindi all'interno c'è la mastica di Chios, il super mastic, questi due ingredienti che sono formidabili dal punto di vista della chelazione e permettono quindi la liberazione da parte dell'intestino di tutte le sostanze tossiche che ci possono essere. Perché se con il numero 3 noi abbiamo portato fuori dal fegato le cose, dove finiscono le porcherie? Nell'intestino. E io nell'intestino ho bisogno di un chelante che me lo porti fuori dall'intestino. E allora in questo caso ecco che i metalli pesanti, al posto di tornare in circolo, vengono eliminati grazie al numero 6. Il numero 6 non contiene solo questo, contiene anche degli enzimi. Perché questi enzimi? Questo è un altro grosso problema che mi aveva parlato Alberto, ovvero sia, c'è un sacco di gente che quando mangia, le signore soprattutto, quando mangiano si sentono gonfie, si gonfiano, appena mangiano un po' di verdura, appena mangiano un po' di prodotti vegetali si gonfiano e dicono ma sono intollerante. No, non è che sei intollerante, non è un problema immunitario, è un problema enzimatico, vuol dire che a livello dell'intestino tenue voi non riuscite più a digerire alcune sostanze. Dovete tenere presente che l'intestino, se le proteine vengono digerite, tagliate in aminoacidi nello stomaco, compito dell'intestino è quello di prendere e di tagliare gli zuccheri,
di vari tipi, che arrivano dagli amidi, che arrivano dal malto, che arrivano, come si chiama, dal saccarosio quando mangiate della frutta, che arrivano dalle verdure. Ebbene, se voi avete un intestino infiammato, questi enzimi fate fatica a produrli. Guardate bene che anche la lattasi, che è l'enzima che converte il lattosio, è uno degli enzimi digestivi che sono presenti nell'intestino che vi permettono di digerire il lattosio. Quindi la capacità di questo prodotto è di contenere degli enzimi in mancanza dei vostri, che vi permettono comunque di non gonfiarvi dopo aver mangiato, perché vi permette di assorbire quello che mangiate se avete un intestino infiammato. Ovviamente piano piano l'intestino si sfiamma e quindi sarete in grado di poter digerire tranquillamente gli alimenti senza soffrirne, senza avere problemi intestinali, le disbiosi. Il probiotico da solo non vi risolve nulla, non può risolvere nulla, perché c'è sotto l'infiammazione. Se prima non si toglie l'infiammazione, voi non risolvete nulla. Punto. Allora, e questo ben si sa anche a livello universitario, quindi la funzionalità del 6 è quello di riuscire a sfiammare tutto l'apparato gastroenterico, dalla bocca fino all'ano, e dall'altra parte ha il compito di permettervi di digerire correttamente tutte quelle sostanze che vi creavano la disbiosi, quindi lavorando a monte, e a sfiammarvi anche lo stomaco, cosa molto importante, ma oltre a questo ha anche la capacità di riuscire a chelare le porcherie che non siete riusciti a eliminare per il momento, come metalli pesanti e quant'altro. Ecco qua il numero 6. Ma io col numero 6 c'è stata molto bella il fatto stesso che proprio Ezio, l'obiettivo iniziale è proprio probiotici e poi questo discorso anche dei metalli pesanti, perché nel fatto della sperimentazione piuttosto che dare qualcosa che ci aiuti a tirare fuori i metalli pesanti. E la cosa molto interessante è poi che il numero 6 ha un costo anche importante proprio come punto di partenza. Dopo io ho voluto fare una cosa bellissima perché è un servizio che sto mettendo a disposizione di tutti, però è un prodotto veramente coi contro cosiddetti. Poi alla fine... Quando qualcuno mi chiede se è meglio partire prima col 3 e prima col... o prima col 6, si parte prima col 3 e si abbina il 6. Cioè potete darli in abbinata. Non esiste il concetto di dare o uno o l'altro, potete dare l'uno e insieme all'altro, che sarebbe la cosa migliore. Prego. La cosa che mi dicevi però che il 3 andrebbe usato nei cambi di stagione, sì. Mentre il 6 si può usare sempre, giusto? Certo, il 6 si può usare sempre, anche perché se c'è una gastralgia o se c'è un problema gastrico o gastroenterico, vuoi perché una persona è nervosa. Signori, anche se io curo l'intestino, poi la persona è talmente nervosa che la peristalsi intestinale si continua a contrarre come un disperato, non solo gli verranno i diverticoli e una diverticolite, ma la cosa peggiore è che l'infiammazione continuerà ad esserci. Per cui è bene in questi casi continuarlo il prodotto. Infatti chi ha i diverticoli gli viene dato il Normix, che è un antibiotico, una volta ogni 2 mesi. Che poi una cosa interessante, secondo me, è associare poi questi alimenti attraverso anche una buona educazione alimentare, oltre che ovviamente il massimo sarebbe anche magari togliere il conflitto, la cassetta scatenante o comunque lo stress che ci sia. Sicuramente, ma guarda, che il discorso alimentare è importantissimo. Purtroppo noi viviamo in una realtà dove si mangiano troppi amidi. La verità, quindi è il grosso problema delle, come si chiama, dell'alimentazione di oggi. Pasta, pane, zuccheri, lievito. Farinacei sono una cosa mostruosa. Bisognerebbe tornare, cioè se noi andiamo a vedere la popolazione francese e tedesca, signori, non è che partano al mattino mangiando roba dolce o pani o cose del genere, mangiano tutta roba salata, tutti. Noi italiani siamo gli unici che riusciamo a crearci problemi addirittura sul glutine, ma andiamo avanti. Allora, per un vegano, ad esempio, che non mangia la carne, non mangia il pesce, come fa con i cereali, che magari mangia troppi cereali? Allora, il vegano, io non ho niente contro il veganismo o contro il vegetarianismo. Allora, il problema di uno stile alimentare è che dovrebbe rispecchiare lo stile di vita. Cosa vuol dire? Se io faccio il vegetariano, facciamo un esempio,
e che quindi magari non voglio mangiare né la carne, non voglio mangiare il pesce o quant'altro, quindi parto da un qualcosa di più semplice. Se io sono vegetariano, dovrei essere uno zappatore, cioè dovrei fare l'agricoltore. Se faccio l'agricoltore ho bisogno di tanta energia, quindi ho un'alimentazione squilibrata verso i carboidrati, verso gli zuccheri, perché ne consumo tanti durante la giornata e quindi posso nutrirmi con un'alimentazione vegetariana. Fare del vegetarianismo facendo i cosiddetti fancazzisti, cioè sono quelli che stanno seduti su una sedia tutto il giorno, è la morte, perché andiamo incontro a problemi di diabete, a sovrappeso, a un insieme di problematiche. Il vegano, ahimè, è ancora peggio. È ancora peggio perché non usa acidi grassi polinsaturi, usa molti omega 6, cioè semi oleaginosi e quant'altro, usa quello che vengono chiamate proteine, ma non sono proteine. Ricordatevi che le proteine vegetali sono quelle che creano problemi. Si ha l'intolleranza al glutine, non si ha un'intolleranza immunitaria, quindi con una distruzione, con un problema di celiachia, ma sono in genere proteine non self, cioè non nostre. Sono proteine vegetali, perché le proteine allergizzanti le mangiano quelle vegetali, la soia, le arachidi. Ci sono, la maggior parte sono proteine vegetali. Trovare qualcuno che sia allergico o intollerante alla carne non esiste. Questo vi fa capire già che il veganismo, va bene, è un proprio credo, io rispetto tutti, però è ovvio che nel tempo... Io per esperienza dico che maiale, carne cruda, pesce crudo, carne al sangue, via. Se io mangio pesce sì, uova sì, pollo tacchino sì, però ad esempio il maiale, la carne cruda, il pesce crudo, comunque tanta roba cruda, ad esempio per il mio intestino, per il mio corpo, trovo che abbia una difficoltà molto importante. Poi esistono tante problematiche, Alberto, il discorso non possiamo, meglio, ognuno di noi è unico, quindi ci sono persone che tollerano bene, diciamo così, amano, riescono a digerire bene, stanno bene mangiando pesce, cioè addirittura chi ti dice io il pesce non riesco neanche ad avvicinarmi. Che dire, la cosa importante è prendere delle proteine complete, tra cui le proteine essenziali. Ricordatevi che esistono i cosiddetti acidi grassi essenziali, cioè vuol dire che noi non li produciamo, abbiamo bisogno di mangiarli. Esistono le proteine essenziali, cioè quelle che noi dobbiamo per forza mangiare perché noi non le abbiamo, abbiamo bisogno di destrutturarle, ma non esistono gli zuccheri essenziali. Cioè, quello che voglio far capire è che l'essere umano, quando nacque sulla Terra, ahimè, mangiava proteine e grassi, e di zuccheri non ne aveva, non è che fosse un coltivatore, e prendeva qualche bacca, un po' di frutta, era quello che trovava. È finito lì il discorso. Basta andare in foresta e rendersi conto cosa mangiano gli indigeni e ve ne rendete conto. Tra l'altro tu conosci gli indigeni, queste cose qui. Sì, sì. Comunque sull'alimentazione, secondo me, ogni persona dovrebbe avere la sua alimentazione, perché io sono dell'avviso che tanta gente, diventando vegetariana, si è salvata la vita, secondo me. Ma certo, ma perché sono amico di Red. Io a Red gli dico che il mio sogno sarebbe veramente diventare vegetariano. Il pesce me lo voglio tenere, la carne la vorrei eliminare, però porca di quella miseria, quando mangio riso mi gonfio come un papavero. Quando mangio la pasta, perché è un amido. Certo. Esatto, quando mangio amidi. Io vi ho detto, quello che crea più problemi sono le digestioni degli amidi, perché gli amidi, per essere lavorati, hanno bisogno dell'alfa-amilasi nella bocca, poi hanno bisogno dell'alfa-amilasi dopo il passaggio nello stomaco, poi dopodiché hanno bisogno del saccaromiceto, del lievito di birra nel vostro intestino per poter produrre le maltasi e convertire il malto in glucosio, cioè in zucchero, ok? Perché noi non siamo in grado di assorbire il malto, dobbiamo assorbire lo zucchero, il glucosio. Quindi noi, per avere il glucosio, abbiamo bisogno di una catena di trasformazioni molto lunghe. Basta una che non c'è
o che ce n'è poca e noi non riusciamo a digerirlo. Non digerendolo, finisce nel colon e lì i batteri fanno festa e ti si gonfia la panza. E ce n'è di gente che è così. Quindi ognuno di noi è diverso. E poi ti dirò che ci sono persone che nel corso dell'età devono cambiare l'alimentazione. Quindi cosa vuol dire? Quello che tu mangiavi magari che non ti dava fastidio da giovane ti dà fastidio più vai avanti. E viceversa, hai persone che magari gli dava fastidio qualcosa quando erano giovani e quando vanno avanti con l'età dicono prima non riuscivo a mangiarlo, adesso lo mangio e sto bene. A me addirittura con le patate di riso all'Università di Padova ho fatto sangue ovunque dal sedere, c'è una roba assurda. Patate di riso, lo ricordo per ancora. Per quello che vi dico, guardate bene che le malattie comunque sono sempre processi infiammatori. Allora, arrivo all'ultimo. Chiudendo il discorso, secondo me ogni persona dovrebbe studiare la sua alimentazione. Assolutamente sì. Allora, il numero 9, questo è una cosa, io la chiamo mostruosa. Che cosa vuol dire? Vedo di spiegarvelo un'istanza. L'ultime scoperte che probabilmente danno origine alla quest'anno alla come si dice al premio Nobel sulla in medicina è la scoperta fatta in America dal professor Brooks con cui lavoro dell'Università di Berkeley insieme ad altre due università. La scoperta è la scoperta del lattato. Allora, uno dice che cos'è latte? No, noi nel nostro corpo produciamo lattato, che non è acido lattico, attenzione, il lattato. Il lattato una volta si diceva quando io corro, faccio movimento e non respiro, quindi uno sforzo anaerobico, produco acido lattico, questo si trasforma in lattato, il lattato si ritrasforma in zuccheri, grazie al lavoro del fegato. Si chiamava ciclo di Cori, questo era quello che veniva studiato. La scoperta è che mentre invece le nostre cellule, tutte, ma soprattutto il cuore e il cervello, non funzionano a zucchero, funzionano prima di tutto a lattato. Quindi cosa vuol dire? Chiedo scusa. E questa è la parte della diretta più importante. Sì. Quindi adesso Ezio spiegherà bene questo particolare qua. Ascoltate bene, puoi ripetere. Allora, in genere tutti pensano che l'energia dove si produce l'energia del corpo? Allora, nei muscoli si produce, ovviamente perché altrimenti non avremmo l'energia muscolare, nel cervello, ovviamente, e soprattutto nel fegato, ma anche nel cuore, cioè sono i posti che consumano tanta energia. E in questi posti c'è un animaletto che si chiama mitocondrio. Nel mitocondrio, grazie al ciclo di Krebs, è un ciclo particolare, noi produciamo ATP. ATP è l'energia. Se io devo togliere l'energia a un pugile, devo dargli cazzotti nel fegato, gli taglio le gambe. Perché? Perché colpendo il fegato non lavora più bene e automaticamente perdo energia. Quando voi mangiate o vi intossicate il fegato perché avete fatto un'intossicazione alimentare, non solo non state in piedi, ma non riuscite neanche alzare e avete il vomito. Perché è un problema di energia del fegato. Ci siamo? Bene. Allora, dovete immaginare che la scoperta che cosa ci ha portato a capire? Ci ha portato a capire che l'energia che noi pensavamo che arrivasse dagli zuccheri, quindi io prendo lo zucchero mi dà energia, la verità non è questa. La verità è che quando voi mangiate zucchero, questo zucchero, il vostro corpo, a livello delle fibre muscolari bianche, li trasforma, produce lattato per glicolisi. Quindi una volta che produce questo lattato va a dar da mangiare ai muscoli rossi, alle fibre rosse, quindi sono quelle fibre di lungo periodo. Allora, ma questo lattato nutre anche il cervello. Ecco perché quando si fa sport, dopo averlo fatto, uno sta bene, si sente bene, si sente libero. Cos'è successo? Ha prodotto lattato facendo movimento aerobico, cioè respirando, per intenderci, e automaticamente riesce, neanche come si chiama, lo immaginasse, va a dare, come si chiama, l'energia al suo cervello, ai mitocondri del cervello. Quindi la persona si sente bene, si sente più sveglia. Prima di fare l'attività sportiva, uno dice, porco cane, perché farla? Dopo che l'ho fatta, uno dice, mi sento benissimo, mi sento rinato.
Tanto è vero che poi ci sono i fanatici di questa attività sportiva. Parliamo poi di quelli che fanno CrossFit, non parliamone, perché anche lì ne producono tantissimo di lattato. Ma non è solo quello. Quando fate attività sportiva vi passa l'appetito. Infatti non vedete mai nessuno che quando corre si mette a mangiare. Perché? Perché il lattato, che è il primo carburante delle vostre cellule, questa è la scoperta, e viene prima dello zucchero addirittura, e la pubblicazione su Nature è di 3 mesi fa, quindi stiamo parlando delle più grosse pubblicazioni scientifiche, dimostrano che il lattato inibisce la grelina. La grelina è l'ormone che stimola l'appetito, quindi vi toglie l'appetito. Ecco perché. Ma non solo. Il lattato è la base del movimento degli spermatozoi. Gli spermatozoi si muovono grazie al lattato. Se voi andate a digitare in giro su internet ve ne renderete conto. È la forma energetica dello spermatozoo per combattere anche che cosa? Il fatto di non avere degli spermatozoi abili e arruolati. Ecco perché il diabetico in genere ha dei problemi in questo senso. Andiamo avanti. Il lattato, per di più, così come... Va bene per le depressi, però. Sì, sì, certo, ma adesso vi spiego. Io, ad esempio, vorrei darglielo insieme con l'amico Red a un amico che abbiamo in comune, che è un po'... Ma bisogna prima fare una cosa particolare. Adesso vi spiego come si prende il lattato. Allora, il momento che tu prendi il lattato, quello che vi renderete conto, che se lo dai anche a una persona anziana, vedi che di colpo, anche se è depressa, gli va via la depressione, Vedete le persone che rinascono dal punto di vista cerebrale. Guardate che i lavori sul lattato sono stati fatti dalla dottoressa professoressa Alberini, che è la nostra neuroscienziata più importante che abbiamo in Italia e che lavora alla New York University e che ha fatto gli studi sulla memoria a lungo termine e quindi sull'Alzheimer, dove si capisce che la neuroenergetica, quindi l'energia al neurone, arriva grazie all'astrocita, ma grazie al lattato. Allora, il problema è che non è finito lì. Il lattato quindi può essere dato al diabetico perché entra nel mitocondrio prima dello zucchero, però attenzione, dobbiamo diminuire il quantitativo di zuccheri che diamo al diabetico. Quindi se si prende un diabetico bisogna dire prima di tutto togli gli amidi e poi al posto degli amidi ti darò i 20 grammi di, come si chiama, lattato. Ma se... Perché se ti do il lattato ma non ti tolgo gli amidi, faccio una marmellata. Perché se io ti do il lattato, entra prima il lattato, dopodiché gli zuccheri che tu hai mangiato, gli amidi, non entrano perché hanno già l'energia necessaria. Ecco perché in genere al diabetico gli si dice fai movimento, cioè devi consumare un po' di energia, d'accordo? Perché lo zucchero fa fatica ad entrare nella cellula. Allora io, se gli tolgo un po' di zuccheri e come energia gli do il lattato, che non è insulino dipendente perché non stimola l'insulina, ti permetto di raggiungere una nuova omeostasi degli zuccheri. Quindi nel diabetico va bene, ma a queste condizioni. Allora, il lattato è il segreto degli sportivi, degli ultimi sportivi. Chi in questo momento, guardate, l'Atletico Bilbao, Iñigo San Millán è il preparatore atletico di performance dell'Atletico Bilbao che ha vinto la Coppa del Re quest'anno. Così come Pogacar, come quelli dell'UAE Emirates, c'è una pubblicazione scientifica sul lattato e l'équipe. Guardate che questa équipe ha vinto tutti gli ultimi Tour de France, gli ultimi 2 Tour de France. Adesso quest'anno si è vinto il Giro d'Italia e andranno a vincere anche il resto. Il segreto è che tutti i ciclisti in genere prendono un sacco di zuccheri e fanno una grande marmellata. Se io mentre invece gli do il lattato arriva prima, gli zuccheri ti restano nei muscoli, quando gli altri hanno finito gli zuccheri, tu vai avanti e arrivi fino in fondo. E per di più, nutrendoti il cervello, ti dà la resistenza di resistere alla fatica, al dolore, alla solitudine del ciclista e del grande sportivo. Quindi, l'utilizzo di questo prodotto, allora voi mi direte, ma questo prodotto lo posso trovare ovunque? No, non è reperibile da nessuna parte perché è un brevetto industriale di 3 università americane e l'unica azienda abilitata a produrlo in Europa e anche per l'America, d'accordo? E siamo proprio noi, perché? Perché siamo stati gli unici a riuscirla a industrializzare.
E quindi all'interno avete dentro anche magnesio, potassio, avete insieme dei veicolanti del lattato, seguendo una formulazione stechiometrica del professor Bruno. Non c'è il pericolo che uno ci prenda l'integratore e poi se lo fa lui col lattato? No, non può. Nessuno di tutti e tre. E cerco di spiegarvi perché. Il lattato è impossibile, perché se lo fa viene denunciato domani mattina immediatamente perché c'è un brevetto internazionale. Allora, e che copre completamente tutti gli ingredienti, quindi è impossibile poterlo riprodurre. Tra l'altro è quasi impossibile reperire le materie prime. Detto questo, quindi questo è sul numero 9. Il desmodio è sotto brevetto per l'utilizzo nelle epatopatie, tant'è vero che Fiti Italia sta incominciando a diffidare tutti quelli che stanno commercializzando il desmodio, in quanto ha esattamente 6 brevetti internazionali il desmodio. Quindi l'utilizzo nel fegato infiammato è solo di Fiti Italia, quindi Ferrarini può lavorarlo perché è lavorato da Fiti Italia, ma altrimenti non potrebbe. La stessa cosa nel numero 9, il supermastic è sotto brevetto. Il dicloridrato di carcinina è sotto brevetto, quindi è impossibile. Se qualcuno lo facesse verrebbe denunciato subito. Beh, allora io sono incantato, perché comunque sapevo di questi prodotti perché ne abbiamo parlato, però questa sera hai fatto molto di più di quello che ti avevo chiesto, assolutamente. Pertanto adesso giustamente è giusto dare un attimo di risposte Sì, ma infatti adesso allora io cerco di spiegare. Allora, per esempio, sulla fibromialgia, voi sapete che il fibromialgico è estremamente affaticato. Secondo voi cos'è successo? Ha una mancanza di energia nei neuroni, quindi va benissimo nel fibromialgico. Io l'ho già sperimentato e funziona benissimo. Allora, quindi va bene su tutte le io con la fibromialgia tante persone si sono sistemate, io parlo però secondo la mia conoscenza, hanno fatto la detossinazione dei monaci tibetani, cure antiparassitarie, e poi è un conflitto legato al territorio. Certamente, però l'energia cerebrale, guarda bene che il fibromialgico ha un problema di lentezza intestinale tremenda, perché gli manca l'energia del sistema nervoso enterico, cioè quello che c'è a livello intestinale. Quindi il fatto di la metafora dell'intestino, secondo la mia conoscenza, è che la cacca lavora sempre sul territorio. Ma quindi cambiando il territorio, l'energia di quella persona comincia di nuovo a muoversi. Poi, attenzione, cure antiparassitarie, cassetto scatenante, conflitto. Ci mettiamo anche il lattato, ben venga. Serenella, ti piace questo signore qua? Lei è la responsabile italiana di Ryan Weiss. Sono meravigliata perché lo conoscevo già il dottore, ma devo dire che la spiegazione è stata talmente dettagliata. Io ho preso appunti perché mi piacciono queste cose, questi argomenti mi prendono da sempre, quindi sono molto molto affascinata e devo dire che ha dato delle spiegazioni veramente complete, dettagliate. Guardate, se voi prendete, mi scusi se interrompo, se voi prendete una persona anziana, fate una prova, prendete del lattato, che magari sta prendendo anche della paroxetina o dei farmaci antidepressivi, che purtroppo ce ne sono, che quindi sono un po' invesuiti, senza bisogno di togliere il farmaco, gli date quello, il lattato, voi vedete che di colpo li vedete rinascere. Addirittura il neuropsichiatra, quando vede questo, dice che cazzo è successo, e gli riduce il farmaco. Quindi quello che voglio dire, non funziona solo sulle patologie neuromuscolari, ma sulla depressione, su chi usa gli psicofarmaci. O per chi già soffre di depressione e non vuole prendere i psicofarmaci, può utilizzare questo. Nel senso che deve dare l'energia all'astrocita, che è quello che nutre il neurone. E se andate a vedere le pubblicazioni scientifiche, l'astrocita vive e nutre solo grazie al lattato, non zucchero. Allora è ovvio che uno, per rispondere alle domande... uno può assumere in contemporanea con gli antidepressivi, salvo poi andare a scalare l'antidepressivo, magari aiutandosi sicuramente. Come si prende il 9? Guardate, c'è un dosatore, c'è un quantitativo, si prende questa polvere che è abbastanza granulosa, la mettete dentro in mezzo litro di acqua, d'accordo? La sbattete bene, potete poi aromatizzarla come volete, tanto non contiene zucchero, non è cattiva, è neutra, contiene un po' di stevia come edulcorante, quindi non ha effetti collaterali. La date
chiama, chi vuole ci mette dentro la, la spremuta d'arancia, che ne so io, ciascuno può usare un po' di succo di mirtillo, parla uno e poi spegnete i microfoni, dimmi pure, aspetta che ti ho spento anche il tuo io. C'è chi mentre invece è, come si dice, vuole l'energia subito, tenete presente che entra in sangue in 15 minuti. Quindi in 15 minuti si alza prima il lattato nel sangue e dopo gli zuccheri. Quindi è una cosa che nessuno sapeva, è che quando voi mangiate anche dei carboidrati a livello intestinale, i batteri lo convertono in lattato. Infatti il lattato, il butirato e il piruvato sono le tre sostanze precursori del, come si chiama, degli acidi grassi a catena corta. E quando voi, come si chiama, in genere si prendono i probiotici perché producete, che cosa? Il butirato è quello che contrasta le disbiosi. Allora, se io vi do il lattato, attenzione, non mangiatemi insieme delle fibre vegetali in eccesso, perché altrimenti vi si gonfia la panza, perché è un probiotico incredibile, d'accordo? Posso fare una domanda? Che differenza c'è tra questi prodotti che hai fatto per me, che abbiamo metaforicamente parlando studiato insieme, e altri prodotti che magari tu hai? Ma allora, guarda, è difficile fare un paragone. Il paragone che ti dico è questo. Allora, facciamo un esempio. Se io prendo il numero 3, ad esempio, io sul numero 3 ti dico tutto quello che c'è sul mercato non va bene per il fegato. In Fito Italia tu in genere prendi solo il desmodio, cioè prendi il desmofit. Quel prodotto, mentre invece è un composto che oltre al desmodio ha anche altre sostanze, perché devono avere un'azione complessiva sulla salute del fegato, d'accordo? Quindi non è solo desmovit, non è solo desmodio, ma c'è dentro anche altro. E quindi ha un'azione complessiva maggiore. La stessa cosa dicasi per il, come si dice, per il 9, non c'è solo mastica di chiosa, c'è l'estratto di mastica che è potentissimo, d'accordo? Che è in grado di avere delle azioni fortissime, questo nel 6. In più ci sono una marea di altre sostanze che sono dei chelanti potentissimi, quindi hanno, come si chiama, uno si va a evitare di prendere un sacco di prodotti, ne prende uno solo e riesce ad avere le azioni mirate, uno a livello epatico e l'altro su tutta la salute gastroenterica, e non deve andare a cercare chissà che cosa. Poi a livello energetico si prende il lattato, la nuova scoperta. Se volete studiare in più, digitate su internet, sul dottor Google, lactate shuttle, lactate shuttle, con l'H, shuttle, sarebbe la navetta del lattato. Vi viene fuori il mondo, dalla neuroenergetica fino alle problematiche. E il lattato, il primo ad averlo in Italia, è Alberto, con questo prodotto. Non solo in Italia, ma nel mondo, perché al momento noi la produzione stiamo tardando a farla, anche per in futuro, d'accordo? Perché credete, è un prodotto molto più importante degli omega 3 o del resto, perché cambia completamente la biologia umana. Per quello che vi invito di prendervi questi articoli scientifici, cliccare in alto sulla traduzione e ve li leggete. Certo, alcune cose sono difficili. C'è una controindicazione però del numero 9. E devo dirla, non datela ai malati di tumore. E vi spiego perché. Perché il malato di tumore, le cellule cancerogene vivono di zuccheri, ci siamo, hanno bisogno di energia. Se voi gli date qualche cosa che è ancora più energetico rispetto allo zucchero, non va mica bene. Ci siamo? Quindi, è importante questa cosa qua. Allora, ricordatevi che per far vivere una cellula tumorale bisogna dargli degli zuccheri, anche quando si fanno le linee cellulari. Ma difatti, perché il tumore è la cosa migliore da fare, che cos'è? Il digiuno, la detossificazione dei monaci tibetani, massaggi e un'alimentazione prevalentemente poi alcalina, è tutto corretto, giusto? Sono d'accordo. Quindi, mentre il 3 e il 6, sì. Sì, 3 e 6 benissimo, ma nel malato oncologico non date il 9. Tutto qua. Comunque... Non è che fa nascere il tumore, no, perché è qualcosa che noi produciamo, esattamente il contrario.
Ma chiaro. Ma è ovvio che se io con lo zucchero do da mangiare al tumore, immaginatevi se gli do ancora qualcosa di più energetico, anche no. Okay. Comunque la cosa interessante è che questa mia ricerca in questi 2 anni siamo stati fortunati, ma poi la fortuna secondo me ti viene anche incontro, perché io con il signor Ezio, quando lavoravo con molti giocatori della Juventus, lui mi preparava i prodotti, mi preparava i certificati antidoping, e poi la Juventus, diciamo che alcuni giocatori hanno avuto dei risultati, i migliori al mondo erano sempre seguiti proprio da Ezio e dalla Fito Italia. E mi piace veramente che ho fatto qualche cosa insieme con lui, perché comunque io ho avuto un'idea e lui ha realizzato l'idea, quindi questa è stata la magia. Il problema è riuscire a spiegare in parole semplici le cose difficili. Purtroppo se si parla in medichese non esci più, quindi cerco di utilizzare un linguaggio semplice per spiegare delle cose che per me sono banali, ma per gli altri no, ovviamente. Però il momento che io vi dico, guardate che per esempio per il fegato non crediate, ma immaginate quanta gente ha proposto, ve ne dico uno, il cardo di Maria, il cardo mariano, no? Che tutti dicono un detossificante per il fegato. Scusatemi, vi faccio una domanda. Ma perché si chiama cardo mariano? Ve lo spiego. Perché è la pianta che viene data alla Madonna, a Maria, per stimolare che cosa? La lattazione, il latte, per nutrire il Gesù, d'accordo? Per quello che si chiama, è una delle 5 piante più galattagoghe che esistono. Ora immaginate se io a un uomo gli do il cardo di Maria, che gli stimolo la prolattina, il testosterone va giù e gli va giù anche qualcosa d'altro, va bene? E quindi la donna si incasina il ciclo. 3, perché stimolare la prolattina vuol dire eliminare l'LH e l'FSH, creare dei grossi problemi di policistosi nella donna. 3, il cardo di Maria è uno stimolatore dell'eliminazione dal fegato delle sostanze tossiche, ed è vero, i primi 3 giorni. Il 4° giorno però, in cronico, blocca l'eliminazione dalla cellula, perché è un inibitore della glicoproteina P. Quindi automaticamente voi intossicate il fisico, detossificate il fegato i primi 3 giorni e poi intossicate le cellule. Quindi è il prodotto peggiore da dare per la detossificazione, si dà per la stimolazione del latte. Ecco perché si chiama Silibum Marianum, cardo di Maria. E il desmodio invece? No, il desmodio va bene in cronico, esattamente, anche perché è un antinfiammatorio, è un inibitore della monossidasi dell'acido arachidonico, inibisce dei processi particolari di ossidazione di un acido grasso a catena lunga, un omega 6, che è il responsabile dei processi infiammatori nel corpo. Questo okay. Tecnicamente. Perché tante cose non si sanno, capito? Quello è il problema. Guardi, è come la curcuma. Io ho fatto una lotta contro la curcuma. Io la prendo la curcuma. Ma guardi che io ho gente che è morta. A me sono morti 2 pazienti per la curcuma. Allora, il problema è che la curcuma va bene come spesa, da usare ogni tanto, così. Scusa Ezio, chiedo scusa. Quello che dice Ezio è vero, perché stanno facendo delle ricerche che la curcuma adesso pensano che faccia male. Allora, vi spiego. Il Ministero della Salute ha obbligato, già dalla fine di dicembre, a mettere sui prodotti a base di curcuma che è vietato darlo sotto i 18 anni, che se c'è una colestasi non si può dare. Se c'è un problema epatico non si può dare. Perché è successo? Perché ci sono stati solo in Francia 200 casi di epatiti tossiche. Poi abbiamo avuto in Italia 2 anni fa il primo morto solo da curcuma e curcumina. Perché la curcuma inibisce il citocroma, quindi l'eliminazione delle sostanze tossiche dal fegato, ma anche dalla cellula. Quindi è il peggior prodotto da poter utilizzare. Allora dovete sapere che io lavoro con l'ospedale di Peschiera, che è il Pederzoli, con il primario che si chiama Pastorelli. Pastorelli è quello che ha fatto la pubblicazione sui tumori al pancreas usando la curcuma. Che cosa ha fatto lui? E tutti a dire che è un antitumorale. Cazzate. Il prodotto è, una volta che viene assorbito come il pepe, è tossico. Tant'è vero che se voi prendete il pepe vi viene sete, perché è tossico a livello epatico.
ci siamo? Perché è esattamente tossico come la curcuma. Quindi se io me lo prendo ogni giorno, e quello è il problema, diventa estremamente infiammatorio per il fegato. Allora, lui ha usato la curcuma, perché? Perché siccome non poteva cambiare i dosaggi dei chemioterapici, per mantenerli dentro nel corpo del paziente, ha usato la curcuma per mantenerli, e quindi affinché questi chemioterapici fossero più tossici e più efficaci contro il tumore al pancreas. È per quello che funziona, ma non perché è un antinfiammatorio. Quindi è controindicato nell'uso del fegato, e lo stesso ministero ha obbligato, e la comunità europea ha obbligato le aziende a scriverlo. Il problema è che ancora sul mercato molti non lo scrivono, per una semplice ragione, perché hanno ancora la roba in magazzino, perché nessuno più la vuole. Io posso fare una domanda? Prego. Sì. Ah, intanto, dottore, grazie perché ha dato delle spiegazioni stupende, prima di tutto. Poi le volevo chiedere questo invece, perché avevo già chiesto anche ad Alberto questa cosa qui. Per i bambini e per i ragazzi, questi prodotti si possono dare tranquillamente. A partire da che età? E guardi, in che dosaggio? Allora, tutti gli integratori sopra i 3 anni. Ok. Perché? Perché prima dei 3 anni l'intestino non è ancora perfettamente formato. Ci siamo? Uh-huh. Sì. Allora, diciamo che questo per legge, il consiglio è sopra i 3 anni, però di per sé stesso tutti i prodotti possono essere dati da un anno in poi, cioè dal momento che il bambino è svezzato, glielo si può dare, ma ovviamente in dosi necessariamente diverse. Tipicamente dovreste usare mezza capsula per un bambino che ha, per esempio, ogni 10 kg di peso, potreste utilizzare mezza capsula. Ok, perfetto. Chiedo per mio figlio, vabbè, in generale, ma anche per tutte le altre mamme che hanno bambini qui, perché giustamente per quanto si cerchi di tenere un'alimentazione sana e pulita, comunque vanno a scuola, c'è la mensa della scuola. Guardi, il numero 3 come il numero 6 come il numero 9 possono essere dati tranquillamente a tutti, non hanno controindicazioni in pediatria. Ok, e invece il 9 in che dosaggio quello? Il 9 lo si vede, sono 20 grammi al giorno. Anche per il bambino? No, per i bambini in questo caso si riduce, gliene date la metà. Ok, perfetto. Però in genere dipende anche se il bambino cosa fa. Se il bambino è un bambino che, tra virgolette, bisogna stare molto attenti all'alimentazione del bambino. Se il bambino mangia correttamente e non fate gli italiani classici che fanno venire il candelone al naso del bambino, no. Voi notate? No, ve lo spiego. Ci sono una marea di bambini che quando hanno 1 o 2 anni, se voi fatevi la domanda, come mai i bambini hanno tutti il candelone al naso e gli si chiudono le orecchie e hanno le otiti? Allora, come mai? Perché? Perché a furia di dargli amidi, guardate bene, amidi, da qualche parte gli amidi o vanno giù e li butti fuori da qualche parte, va bene, o se no vanno in paradiso. Quindi se mi vanno in paradiso, mi si chiude il naso, mi si chiudono le orecchie, mi viene il catarro, e allora poi vengono i batteri perché sono alcalini. Quindi automaticamente voi avete i bambini italiani che hanno tutti il candelone ma non hanno il raffreddore, guardate bene. Allora uno dice, ma come mai? Non hai il raffreddore ma c'è il candelone. Che cazzo, cambia l'alimentazione. Troppo, sono d'accordo. Ti faccio una domanda, ma quindi se una persona fa palestra, ipotesi, il 9 va bene? Cavolo, guarda, mio figlio ha fatto i mondiali in Argentina di vela, perché è un istruttore federale, e tutt'oggi va con lattato. Perché in tutti gli sport di endurance, cioè dove tu fai fatica per lungo periodo, comunque lo prendi prima di quello e vedi che quando hai finito c'hai ancora l'energia che se no non avresti. Se poi lo dai a un maratoneta, lo dai a uno che fa gare di ciclista, lo dai a un pugile piuttosto che a chi fa veramente fatica, lì la differenza la vedi. Allora, ma domanda anche ai calciatori. Antonio, hai qualcosa da chiedere o sei solo in ascolto? No, è molto interessante il lattato. Ma per chi fa il digiuno intermittente, il lattato come lo vede?
Lo vedi come un normale integratore che gli dà l'energia al posto degli amidi, né più né meno. Ma quindi interrompe di giorno? Comunque durante il giorno, perché è una forma energetica, quindi non c'è problema. Anche se fai digiuno intermittente, durante il giorno lo puoi prendere, è come se fosse una tisana. Ma interrompe il digiuno? No, non interrompe il digiuno, assolutamente. Ma va preso in una bottiglia d'acqua, tira giusto? L'insulina. Guarda, non alza l'insulina, è il contrario. Okay, volevo chiedere questo, che okay, posso. Ecco, tieni presente che il prossimo congresso mondiale è europeo di medicina dello sport, si tiene a Rimini, luglio prossimo, d'accordo? Al centro congressi, con più di 9.000 medici, dove ci sarà anche il professor Brooks e spiegano anche l'uso del lattato. Ma detto questo... Ah, quest'anno? Sì, c'è l'Università di Padova e l'Università di Bologna che lo stanno organizzando. Allora... tenete presente che tutte le preparazioni atletiche sono sbagliate? Assolutamente, cambia tutto con l'ipotesi del lattato. Per quello che vi dico, andatevela a vedere. Perché anche la VO2 massima cambia tutto. Quindi abbiamo avuto, diciamo, un colpo di fortuna. Sì, tu mi hai fatto la domanda, la richiesta, quando era il momento giusto, né più né meno. La cosa bella, secondo me, il mio obiettivo, se devo essere sincero, è che Antonio, che magari li vende, e il mio obiettivo è arrivare ai professionisti. Se dopo qualcuno di voi ha dei contatti, ben venga. L'obiettivo è creare una piccola rete che poi magari vi arrangiate, anche perché il prodotto è di grande qualità. E quindi l'obiettivo è quello di creare una buona massa critica. Secondo me, comunque, abbiamo un successo facile, perché in giro il livello, secondo me, è abbastanza, diciamo così. Qui abbiamo... Quello che c'è in giro qualitativamente non ha niente a che spartire con questi prodotti. Noi abbiamo fatto una ricerca sull'efficacia del prodotto e sulla qualità, che era l'obiettivo di Alberto, ma anche il nostro. Perché sì, io la fuffa preferisco lasciarla agli altri. Posso prenderlo anch'io, che sono una sedentaria e che non sono una sportiva? Certo, anche a livello cerebrale vedrai la differenza, soprattutto a livello magari cerebrale. Che hai voglia poi di fare anche sport? Beh, magari, perché poi non ho voglia, perché mi manca energia, quindi se sistemo quello. Anche magnesio, comunque il lattato, giusto? C'è dentro, ci sono dei piruvati, ci sono dentro potassio, magnesio, sono dei veicolanti, perché la formulazione è stata studiata dalle università con delle formule stechiometriche per permettere non solo di, come si chiama, passare lo stomaco, ma per riuscire ad essere assorbiti e poi trasportati nelle cellule, per cui ci sono tutti i cofattori che necessitano per far sì che il lattato entri in cellula. Tutto qua. Per quanto riguarda l'alimentazione, quando si assume il lattato, lei aveva detto, è meglio non prendere altro. Meglio, quando si assume il lattato, stare attenti a due cose. Se io sono un mangiatore di legumi, probabilmente i mangiatori di legumi spesso e volentieri soffrono di meteorismo. Quindi io in gergo, scherzando, lo chiamo la scorrengite acuta, ma vabbè. Allora, quando l'italiano, lo chiamo all'italiana, come il meteorismo, guardate che non è la caduta delle meteoriti. Allora, il momento in cui voi vi trovate con questo soggetto che già sta prendendo tante fibre e quindi produce tanti acidi grassi a catena corta, a prescindere dal fatto che non è per niente salute mangiare troppe fibre, perché trattengono gli estrogeni e quindi rimettono in circolo gli estrogeni, e questo alle donne non fa bene, assolutamente. Al di là di questo, si aggiunge una sostanza che è stimolatore degli acidi grassi. Quindi, se prima, diciamo, andava in bicicletta a 30 all'ora con l'aiuto dei gas, adesso va a 40. In buona sostanza, la differenza tra una bistecca e la pasta non ce n'è. Perché la pasta contiene il 14% di proteine più il sugo, e quindi arrivate sicuramente al 20%, più tutti gli amidi che ci sono, i cereali. Mentre la bistecca, che cosa contiene? Contiene il 20% di proteine, la più magra, ma proprio la più magra. E poi il resto sono grassi, d'accordo? Però
quando io mangio la pasta, se non faccio movimento, quegli zuccheri si convertono in trigliceridi, in grassi. Quindi la differenza in acido stearico. Per cui la differenza tra una bistecca e la pasta, per un fan cazzista, non c'è nessuna differenza. Scusi, la mia domanda è, ma questo va bene sia per chi fa attività aerobica e anaerobica, è la stessa cosa? Non cambia. Non cambia. E quindi se io prendo i 20 grammi... Lei il lattato, allora cerchi di capire una cosa, lei il lattato lo produce comunque. Ok. Che lei sia ferma o che lei si muova. Okay. È ovvio che muovendosi lei produce più lattato grazie alle fibre bianche muscolari, perché devono andare a dar da mangiare non solo al suo cervello ma anche al cuore e agli altri muscoli, che sono quelli che usano un'energia più a lungo termine. Ok, quindi se io prendo i 20 grammi li prendo anche in un, se devo andare a fare una gara come diceva lei di endurance e in bike, prendo sempre 20 grammi o ne posso prendere ne anche di più? Ne può prendere anche di più. Ah, ok. Quindi lì aumento la dose. E beh, lì è diverso. Tenga presente che in genere gli amatori che buttano giù di tutto e di più, parliamoci chiaro, quando sono in bicicletta sono i cosiddetti, io li conosco bene, allora, perché uno dovrebbe fare almeno 4-5 ore di bicicletta, insomma, almeno. Sì. Ecco. Quando uno fa 4-5 ore, la prima ora non consuma niente. Nella seconda ora incomincia, come si chiama, magari a prendere la barretta, il gel, via discorrendo, no? Però più di 80 grammi di zuccheri non riesce a buttare giù. Perché? Perché il motore non riesce a bruciarli. Se io gli metto però gli 80 grammi e gli do anche il lattato, il motore riesce a bruciarli entrambi. Per cui riesce ad avere un'energia alla distanza enorme, cosa e quindi molti più watt nelle gambe rispetto a una persona normale. Scusi, un'altra cosa, il 3, 6 e 9 vanno presi prima dei pasti, dopo i pasti? Il 3, ci sono 6, dei momenti... il 3 e 6 prima dei pasti, il 9 lo si prende durante la giornata, sciolti in acqua. Ok, a un momento particolare? Quando vuole. Okay. E se lo prendo alla sera che poi devo andare a dormire? No, non lo prenda perché non le serve. Ok, perfetto. Signora, io vi saluto, che vado anch'io a riposare. Grazie, dottore. Grazie, è stato molto prezioso. Scusa, dimmi. Allora, volevo ringraziare io Ezio. Ezio, ti ringrazio, sei stato di più di quello che mi aspettavo, perché hai dato veramente tutto. Ti ringrazio molto. Mi piace proprio anche il tuo temperamento, quello che hai detto, che secondo me una volta al mese, magari fare anche una diretta una volta ogni due mesi, può essere interessante, che può dare degli spunti anche al di là della conoscenza per quello che riguarda la cura del corpo. Poi la vita di Ezio è veramente affascinante, perché lui conosce i tagliateste, conosce veramente tanti personaggi nel mondo, quindi è veramente una vita molto interessante. È piuttosto intensa. Vabbè. Grazie molte, grazie veramente. Sai. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie, buona serata.